Sono un sub e lo sono diventato grazie alla curiosità che, fin da piccolo, mi suscitava quell'orizzonte blu che trovavo sulle seducenti rive del lago di Garda. I suoi fondali, toccati marginalmente dalla mano dell'uomo, conservano ancora le tracce della sua recente storia geologica. I massi erratici, le piastre di marmo depositate dall'ultimo ghiacciaio, le frane e i crepacci plasmati dal disgelo e le marmitte dei giganti glaciali generate dalle acque di fusione ne sono la testimonianza. Sei milioni di anni fa il Mediterraneo si chiuse a Gibilterra, causandone l'evaporazione. Si svuotò anche il Golfo Padano. Così, nel fiordo dove ora c'è il lago di Garda, impetuosi fiumi scavarono la valle. 5 milioni di anni fa si concluse la crisi del Messiniano e nella valle tornò il mare. Da 2,4 milioni di anni or sono si chiuse il canale tra Nord e Sud America. La neonata corrente del Golfo portò più umidità sulle Alpi e iniziò a nevicare. Le precipitazioni dell'emisfero Nord fanno sì che la coltre bianca rifletta i raggi del Sole, raffreddando il pianeta. Contemporaneamente, i moti dell'asse terrestre, detti moti millenari lunisolari, modificano l'irraggiamento dell'emisfero nord, creando dei cicli climatici, ove si alternano fasi glaciali e interglaciali. Questi periodi si dividono in quattro fasi, denominate di Günz, Mindel, Ries e Würm. Nei periodi glaciali, le Alpi si coprono di ghiaccio e neve fino a un'altezza di 2000 metri, formando un grande altipiano dove spuntano solo le vette delle montagne più alte. Da Resia, passando per Merano e Trento, si genera il ghiacciaio del Garda, che si estende per oltre 200 km. Durante le fasi glaciali, il ghiacciaio trasportava a valle i detriti raccolti lungo il suo percorso, mentre nelle fasi interglaciali i depositi formino alla base del Garda le colline moreniche, le quali si estendono per un raggio di 30 km. Le ricerche petrolifere hanno trovato nelle profondità delle colline tracce di cinque fasi glaciali. La prima è denominata fase di Cilivergue, nella glaciazione di Günz, che durò da 1,2 milioni di anni a 700 mila. La seconda avanzata è detta fase del Monte Faita ed è nella glaciazione di Mindel, che durò da 650 mila a 300 mila anni e generò le colline a est di Gavardo. La terza fase è la fase di Carpenedolo e fa parte del periodo glaciale di Ries e va da 250 mila a 120 mila ed è quella che genera il Monte Mediolanum. La quarta fase è quella di Sedena. Fa parte della prima fase della glaciazione di Würm e dà origine alle colline di Lonato per il periodo che va da 80 mila a 70 mila anni. L'ultima fase è detta di Solferino e va da 60 mila a 10 mila anni e dà origine alle colline di Solferino, Cavriana, Volta e Valeggio.